Signori, signori, eccoci qua, eccoci qua, eccoci, eccoci, eccoci qua. Allora, come va? Come va? Ho un po' di raffreddore. Come va? Come va? Buona giornata, buona domenica. Che cos'è? Oggi è giovedì, oggi è giovedì. Buon giovedì. Oggi portiamo Resident Evil Reverse perché c'è un nuovo aggiornamento e ho detto portiamolo. Vi faccio vedere gli aggiornamenti. Beh, per forza, se no. Ormai lo porto, credo che sono l'unico che lo porta, quindi. Che ne dite di? Ecco qua. Eccoci qua. Bene. Ah, mi bevo un caffè. E infatti, come dico sempre, mi preparo sempre un caffè prima di fare la live. Speriamo di trovare giocatori, perché gli orari sono strani. C'è gente che ci gioca o la mattina o la sera. Non capisco mai a che ora giocano, quindi. Soprattutto ai server europei. Ai server europei. Allora. Ragazzi, hanno fatto aggiornamenti umani. Hanno aggiunto, vabbè, a parte Jill, Chris, Leon, Claire, Ade, Hank, Amber Hills, Canin. Hanno aggiunto Canin, Lobo, Night e Toon. Mo'. La cosa che mi dà fastidio è che questi qua sono praticamente della squadra Wolf, mettiamola così, di Chris. Che non ho capito perché l'hanno dovuta aggiungere, essendo che, ripeterò sempre, manca Nikolai, manca Carlos, manca, come si chiama, l'armaiolo di Resident Evil 2/3, manca. Chi altro mancava? Manca. Ah, quello di colore, il poliziotto. O se no, quello là dell'ombrella. Quindi. Mancano personaggi che non vogliono mettere. Non credo perché. Allora, particolarità di questi, per chi non se li ricorda, beh, sono praticamente tutti uguali, eccetto la seconda skin che si deve sbloccare nel Season Pass. Che il Season Pass si compra una sola volta e lo ottieni per sempre. Quindi, se qualcuno è interessato, se lo compra e arrivederci, grazie. E si sblocca tramite missioni e cose. Ecco, questo è l'altro. Ecco, questo è l'altro. Vedete, se mettiamo la skin di sotto della seconda division, eccetera, sono tutti riconoscibili. Tutti. Se no, altrimenti sono tutti identici e non li riconosci. Ah, questo è l'altro. Oddio, che cacchio di maschera tiene? Madonna. Ok, Nighthawk. Eccolo qua. Vedete, sono tutti come quella maschera antigas, però alla fine la skin si vede che sono diversi. E poi infine abbiamo Tundra, l'unica femmina del gioco, di questa squadra. E praticamente così sembra un maschio. Almeno qua si capisce che è una femmina, invece qua invece no, palesemente tutto ricoperto. Vabbè. Figo però, dai. Poi, cosa abbiamo? Abbiamo le creature. Come creature hanno fatto, vabbè, ve lo ricordate, abbiamo l'obeso che ha questa skin, ha il Lycan che ho già sbloccato questa skin, Hunter Y che io ho questa skin che è troppo più figa, Jack hanno aggiunto finalmente questo qua, la versione senza camicia, cioè con la camicia e senza, credo che questa sarebbe una scena di boss fight finale, fase finale, però va bene. Nemesis ha solo queste due skin che non mi piace a seconda. Infatti, pretendo la versione di Nemesis originale. Il Tyrant, ecco, vedete qua che l'hanno fatto la variazione del Tyrant. Hanno fatto poi un modello tutto nuovo. Spero che farà la stessa cosa con Nemesis. Bene, Season Pass. Noi siamo ancora in queste condizioni. Per fortuna, noi possiamo modificare a piacimento le nostre missioni. Mo' ad esempio devo fare ancora armi speciali, Jill deve uccidere con le mine. Questi qua io li voglio togliermene. Questo non lo farò mai. Uccidere vendetti un singolo, ma questo forse ce la faccio. Ce la faccio. Ma con i 10 scatole di munizioni lo devo fare. Esecuzione speciale lo dobbiamo fare. E se è ucciso con armi speciali. Ok, armi speciali, armi speciali. Ce la posso fare questi due, dai. Ok, no, scusa un po' di raffreddore. Allora, ecco qua la nostra situazione. Noi siamo a livello 38, figuratevi. Siamo molto indietro. Vedete quante cose dobbiamo sbloccare? Considera che Pies arrivava solo al. Ve lo dico io dove arrivava. Ecco, arrivava al 60. Il 61 era un premio esclusivo finale, per dire se è arrivata alla fine.
l'hanno ampliato. Ecco qua, guardate quante cose da sbloccare chi ha il premium, che poi ripeto, se acquista una sola volta, quindi ce l'hai per sempre. Quindi non viene aggiornato come tutti gli altri giochi manualmente o periodicamente, quindi. Ecco, era arrivato l'ultimo al 91. Quindi avevano aggiunto. Adesso l'ultima patch hanno aggiunto questi. Questo è nell'ultima patch di aggiornamento. Guarda quanti ne sono. E arriviamo fino a 100. A 120. Scusate ragazzi, oggi ho raffreddato. Cavolo. Ecco qua. Fino al 121, che se ottieni questo 121, però la cosa comica, tra virgolette, la cosa comica, raga, è che poi se fai un'altra patch, farà dal 121 fino a un tot boh. Quindi tanta bella roba. La cosa simpatica è che io voglio il pupazzo e il coccodrillo, l'alligatore, bellissimo. Ok. Speriamo di farcela, dobbiamo usare Jill perché abbiamo una missione con lei. Speriamo di fare attacchi speciali. Speriamo di trovare i giocatori. Perché con l'ultima patch, solitamente ogni volta che c'è una patch, molti si fiondano a giocare. Sì, perché ci sono anche qua gente che non ha una vita sociale e gioca solamente. Quindi tanta roba. Per fortuna. Qui il concetto di competitivo è molto difficile, essendo che anche se tu potenzi il personaggio, alla fin fine sei alla pari degli altri. Quindi chi fa kill è meglio è. Più fai kill, meglio è, insomma. È una questione sempre di punteggio, è una questione di sapere fare le missioni della season pass o non, e sblocchi i contenuti. E poi, ripeto, questo gioco è più da collezionisti che da fare una tipologia di gioco competitivo. C'è gente che si attacca e si appiccica e diventa qualcosa di mostruoso, però posso dire che è tanta roba. Voglio che lo migliorano ancora e lo devono migliorare perché mi dispiace che lo gettono via poi questo progetto. Già il fatto che a breve arriverà Resident Evil 4 Remake proporrà sicuramente nuovi contenuti per questo gioco. Questo gioco deve campare poi grazie ai remake e ai giochi successivi che proporrà. Ok, siamo già 3 giocatori su 6, quindi questo vuol dire che c'è gente che ci sta giocando e non abbiamo trovato il match a riprova. Che bello. Me la so tirata. Il bello è che ti premia comunque il gioco dopo un tot tempo. Guardate quanti punti ho fatto, 2104. Spero di tuoi giocatori. Sono le. Guarda, è mattina, sono le 9:28. Solitamente io trovo giocatori a quest'ora. Non inizio a trovare giocatori dalle 10 in poi. Anzi, forse anche dalle 10 iniziano a arrivare giocatori. Però sapete che è un orario che c'è chi gioca e chi non ci gioca. E speriamo che giocano, perché se no mi dispiacerebbe veramente che rimaniamo così. Non è un gioco da tutti, perché questo è tutto un deathmatch. Spero che aggiungeranno delle modalità, come ad esempio mostri contro umani. Sarebbe una figata, secondo a mio avviso. E si vince chi fa più punti. Solo un secondo, intanto devo mutarmi, che pareva. Doveva succedere qualcosa. Scusatemi, mi è chiamata. No, comunque veramente. Siamo già partiti. Moriremo se non parto. Ecco qui. Alzo un po' il volume perché sennò non sento i passi, raga. Ecco. Oddio! Ma quella è la skin classica, no!
E la skin classica di Jill. Hanno messo la skin classica di Jill. Tanta roba allora. No, dai, si è fermata col coltellino. Sì, però c'è la skin della, di Jill. La devo controllare se hanno aggiunto cosa. No, dai, che è successo? È il serio che lagga un po'. Vabbè, siamo in 5 almeno. Sono gestibili, raga. Ok. Non sento nessuno e non vedo nessuno, questo è il problema. Dai. No, cavolo, mi ha fregato. Lagga un po'. Lagga un po', raga. Ma non da me, dal server. Lagga un po' questo server, eh. Lo sto percependo che sta laggando, questo è grave. Vediamo se riesco a sgamarlo. Ma dai. Brutta gente. No, non l'ho preso. Madonna. Siccome si è laggato tantissimo comunque. Sì, comunque lagga un po', ragazzi. Almeno ho fatto qualche punto. Beh, ho fatto qualche punto. Sono arrivato terzo. Meno male. Non è stato facile. Però ho visto una cosa. A parte che è sfida completata. Quindi ora vediamo che cosa è successo. Passpatta. Con ar. Esegui perché l'ho fatto.
Sul serio? Non ho visto niente. Ok, però più che altro, umani. Quindi mi avete aggiunto delle skin per i personaggi? Questo mi stai dicendo. Vabbè, a parte Chris che tiene questo di Resident Evil. Ok. Jill, quindi ti hanno aggiunto finalmente la skin del... Oh, finalmente, oh, ce n'è voluto. Ce n'è voluto. Assolutamente mio. Ah, non posso. Mi servono 12.000, raga, di punti. Ecco, ora sì che lo voglio. L'ultima volta che ce l'ho è stato proprio con Resident Evil. E infatti dicevo io, Resident Evil 3 Nemesis, proprio per specificare che non è quello là del remake, ma è quello classico, che si chiama infatti Resident Evil Nemesis. C'è sta. Sono contento che l'hanno aggiunto, finalmente la così la sblocco. Leon invece ha qualche skin particolare alternativa nuova? No, li ho tutti oltretutto. Claire ha qualche skin alternativa nuova, a parte questa che non mi piace. Questa, ok. Questa. E questa, ok. Ada invece che cosa tieni? Qualcosa di nuovo? Ah, questo però non lo prenderò mai, non mi piace. Okay, questo si deve acquistare ma non lo voglio. Anche invece che cosa tiene anche? Ah, no, non lo voglio neanche questo, non mi piace proprio. Vabbè, ce l'ho. Ok. Vabbè, poi questi sono tutti da sbloccare con la ski. Vabbè, con il Season Pass. Ok. Aspetta, ma che, qual era la missione? Colpisci, copri, di schivata. Non mi è mai piaciuto questo. Ok, andiamo. Sono contento per la skin di Jill di Resident Evil 3, assolutamente da prendere. Quella la voglio, raga. La voglio. Non mi interessa proprio, la voglio. Quella la voglio come skin. Meno male che si fa per sbloccarle, non si fa acquisti e... Nel negozio e questo è buono. Vabbè, ci sta, che cavolo. È una delle skin classiche. Chissà se la Capcom sarà disgraziata a mettere la versione di Jill con la versione di Regina. La skin di Regina, io la metterei volentieri. Sì, perché per chi non conoscesse la situazione, diciamo semplicemente che per i veterani come me di Resident Evil classico, quindi vi parlo quelli là del 90, quindi per PS1, Resident Evil 3. O Resident Evil Nemesis praticamente aveva questa cosa del che è stato realizzato che quando venne fatto ci stavano dei contenuti extra, ok, che introdussero come si chiama la skin di Regina. Attenzione. Non mi ricordo se era un fake sta cosa, ma mi sembra di sì. Cioè, mi sembra che ci doveva stare il personaggio, la skin proprio di Jill, perché il personaggio, il modello di Jill, era lo stesso modello che venne usato poi per Regina di Dino Crisis. E senza Dino Crisis non sarebbe mai nato Resident Evil Nemesis. Sì, il tirannosauro che vi rompe le scatole in tutto il gioco di Dino Crisis è in realtà l'ispirazione che poi ha dato alla Capcom, nello stesso tempo, che tanto sempre della Capcom è il gioco, di fare Nemesis, proprio nel nuovo capitolo di Resident Evil. Ironia della sorte. Ironia, no? Molto divertente come cosa. Tosse. Cosa molto divertente, Resident Evil Nemesis è prima di Resident Evil 2. Anche se è uscito dopo, però è prima delle vicende di Resident Evil 2. Concetto lore, eh. Ok. Bello. Così ti voglio. No.
Aia, mi ha fregato. Madonna, chi l'aveva visto? Ecco, ora la connessione è decente almeno del server. Adesso funziona. Prima era un po' così. E siamo sempre in 4, eh? Notate che siamo sempre in 4. Niente, vabbè, voglio raggiungerlo. Infatti sono solo in 4. Dov'è? Oh, sono tutti là. Ok, si sta tutti a menare, quindi a me l'importanza che... Beh, lasciarmi in pace è molto difficile. Chi è che mi stava sparando in quella... Ah, guarda chi era. No! Dimmi che... No, dai, ho sprecato l'esplosione. Sfiga. Bella. Ma dai, come hai fatto a schivarla? La sfiga. Bella. No, ma dai, non sono riuscito a ucciderlo. E sono 2 volte che fallisco l'attacco. Devo uccidere per vendetta. Non è facile. Vabbè, siamo pure in 4. Vediamo un po'. Uno. No, siete in due, siete in due, siete in due. Siete in due. Ok, siete in due. Però che sfiga. No, chi è che mi ha sparato alle spalle? No, vabbè. Maledetto. È stata un po' disgraziata. Il mio obiettivo però era di prendere uno. Vabbè, una vendetta ce l'ho fatta. Però non è stato facilissimo, eh. Vabbè, ci ho provato, raga. Però abbiamo fatto 2 missioni. Questo poco ma sicuro. 1 e 2. Però andato. Ok, 3 uccisioni in un single match. Ecco, con Ada è tosta. Solo un secondo, intanto che cerco il match arrivo subito, eh. Ho sentito una cosa.
Vabbè, raccomandata. Non me ne tiene. Che ore sono le? Eh sì, almeno per le 10 e un quarto stacco. Vediamo un po' se ci... LOL. Ok, vediamo un po'. Abbiamo trovato i giocatori? No. Ho avuto giusto il tempo per allontanarmi un attimo, eh? Fantastico. Spero so di trovare altri giocatori. Che ore sono le? Eh sì, quasi, quasi le 10. Non troviamo giocatori, fantastico, raga. Non è facile, eh? Ma è l'orario, è proprio il gioco che è molto da nicchia, l'ho sempre detto sta cosa, è sempre da nicchia. Quindi è normale che, come ho detto, è normale che il gioco si sente, cioè troviamo giocatori o non troviamo giocatori. Perché almeno da 4-5 giocatori si deve arrivare, deve superare almeno la metà di 6, la metà di 3. Cioè, a metà di 6 ho detto bene. Quindi, al posto di rimanere in 3, devono essere meno 4 o 5 per far cominciare una partita. O anche 3, però si conviene almeno 4. Purtroppo, credo che l'orario. Secondo me, molti giocano la sera. Il tardi pomeriggio, so che non li becco mai. Va bene, vediamo un po'. Vediamo un po'. Match classico. Anche se non si legge dove sto la mia faccia, ma a fianco c'è scritto match classico. Vediamo un po' se lo troviamo, se no è una live molto scarna, molto povera, perché alla fin fine ho fatto solo una partita. Vi ho fatto vedere comunque le news del gioco, però volevo fare qualche missione, ho fatto qualcuno. Oh, 5, 5 su 6. Oh, questo è interessante. Forse questa partita sarà ignorante. Dai, almeno una partita da 5 si può fare. Dai, se mi fai partire, magari in attesa di altri giocatori. Ok, sta caricando. Ci faccio solo questa partita, così stacco. Sì, perché secondo me mo è orario che i giocatori scarseggiano, eh. Scarseggiano. Però almeno ci faccio due mappe. Vediamo un po'. Spero di fare un bel punteggio, anche se comunque ho 6.000 di punti, cioè so pochi di crediti del gioco, quindi... Quando tu senti il rumore molesto dei passi. Oddio, mi ha colpito alle spalle. Ma dai. Un altro rotto a te. Madonna, sei pericoloso. Peccato, ci ho provato.
Però mo ce l'ho come vendetta, quindi dopo lo devo uccidere per forza. Se non uccido qualcun altro, attenzione. No, alle spalle, di nuovo. Ma allora lo fai apposta. Ucciso? Pure vendetta, grande. Te lo meriti, Alpha Is. Uè, ciao Mattia, scusa, non ti ho letto. Non dovresti essere a scuola? Nope. Quello lagga da morire comunque. Quello lagga da morire, raga. E hanno fatto tutto loro, quindi tutto a posto. Ah, è morto, ma vado, ma siete in due. Vabbè. Posso provare a cioè. Vediamo un po'. Andato. Aspetta. No, ma dai, che kill. Madonna, aveva preso il muro. Vabbè, andato. Uè, cianto. E là, ciao, Anto, scusami ma ero impegnato. No, 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 aiuto. No, ma pre... Ma il tempo scaduto, dai. Ma cosa ho appena visto? Mamma mia. Vabbè, è andata. Vabbè. Io staccherei, ragazzi, perché era una partita al volo. Era una live al volo. E veramente dura pochissimo. Ma so perché sono partito un po' alle 9 e un quarto. Sì, lo so. Veramente dura una miseria sta live. Ma era giusto per fare qualche partita. Anche se. Sì. Che ore sono? Sì, sono le 10. Dovrei fare un po' di missione. Magari faccio per conto mio. Adesso troverò poca gente. Sì, devo andare a fare un po' di acquisti e cose importanti. Quindi. Era giusto per fare questa bella partitina, però in teoria ora la stacco proprio. Quindi al prossimo live, non so più tardi, e cos'è? Forse in serata, o I don't know. Qui del 38, o pomeriggio. Qui del 38, passo e chiudo. Bella raga.